nostra missione termina all'aeroporto di Suceava. Abbiamo effettuato la consegna agli equipaggiamenti da soccorso ai soccorritori ucraini e effettuato la formazione. Credo che sia stato un insegnamento sia per me che per gli altri, lo spero, per quei soccorritori che domani, dopodomani andranno sulle macerie della guerra in Ucraina. È stata un'esperienza formativa anche per noi e spero di tornare presto a dare il mio contributo qui in Ucraina. Per la Scuola Italiana Protezione Civile invece è molto interessante questo progetto che stiamo seguendo, proposto da Francesco Lusek, e cercheremo di impegnarci ancora in questa attività.